colui la cui ambizione striscia invece di sfrecciare, colui che è sempre incerto, che rimanda invece di agire, lotta invano contro l'insuccesso. Non è forse imprudente colui che, vedendo la marea avanzare verso di lui, continua a dormire finché il mare non lo sommerge? Non è forse sciocco colui che, avendo l'opportunità di migliorare la propria sorte, si ferma a riflettere sino a che un altro verrà scelto in sua vece? Soltanto l'azione dà alla vita la sua forza, la sua gioia, il suo scopo. Il mondo determinerà sempre il tuo valore in base alle azioni che compi. Chi può valutare i tuoi talenti solo dalle idee che hai o dalle emozioni che provi? E come potrai far comprendere le tue capacità se rimani sempre uno spettatore e mai entri nel gioco? Fatti coraggio. Sappi che attività e tristezza sono eternamente agli antipodi. Quando senti i muscoli affaticati e le tue dita lavorano e le tue gambe sono in movimento e la tua mente occupata dal pensiero della prossima incombenza, ti rimane poco tempo per autocommiserarti e per provare rimorsi. L'azione è il balsamo che guarisce ogni tua ferita. Ricorda, la pazienza è l'arte di attendere con fede la vita che ti spetta attraverso un buon lavoro. Persino la durata dell'attesa per le buone cose che hai meritato ti sembrerà più breve se sarai occupato nell'agire. I tuoi progetti rimarranno null'altro che il sogno di un pigro finché non giungerai ad alzarti per combattere contro le forze che vorrebbero costringerti a rimanere in basso. Agire è sempre pericoloso, ma starsene seduto ad aspettare che i beni della vita ti cadano in grembo è proprio l'unica vocazione in cui eccellono gli sconfitti. L'intera esistenza, racchiusa fra la culla e la tomba, è sempre segnata dall'incertezza. Ridi dei tuoi dubbi e procedi oltre. E se, invece del lavoro, quello che cerca il tempo libero, fatti coraggio. Più fai, più potrai fare. Più sarai impegnato, più tempo libero avrai. Agisci o dovrai subire l'agire degli altri.